Credi che possa esistere un insegnamento nascosto che possa trasformare la tua fede e la tua vita? Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza. Iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. Nel cuore di un antico villaggio, circondato da lussureggianti campi di grano dorato e profumate colline verdi, c'era una piccola chiesa di legno con il tetto spiovente. Le campane della chiesa risuonavano solenni ogni domenica mattina, e i fedeli si riunivano per ascoltare le parole dei loro predicatori. Ma c'era un vecchio manoscritto, custodito con cura nelle oscure profondità della chiesa, che raccontava una storia incredibile e sconosciuta, un messaggio nascosto nelle parole di Gesù che avrebbe cambiato la vita di chiunque avesse osato scoprirlo. Questo antico manoscritto, consumato dal tempo, raccontava di un incontro segreto tra Gesù e uno dei suoi discepoli, un incontro che non era mai stato riportato nei Vangeli. Narra la storia di una notte stellata, quando le luci delle lanterne tremolavano deboli e l'aria era carica di mistero. Gesù si era ritirato nella quiete di un giardino, lontano dai clamori della folla, con un discepolo che bramava conoscenza e comprensione più di ogni altra cosa. Le parole di Gesù risuonarono nell'oscurità, e nel manoscritto erano riportate con cura. Disse: «Nelle parole che ho pronunciato, c'è un messaggio nascosto, un segreto che solo pochi possono comprendere. È una chiave per la vera comprensione della vita e della fede. Ma questo segreto non può essere svelato a tutti. Deve essere scoperto nel profondo del tuo cuore, con sincerità e devozione». Il discepolo, affascinato e ansioso di scoprire il segreto, chiese: «Ma quale è questo messaggio nascosto, maestro?» Gesù sorrise con saggezza e disse: «Il messaggio nascosto è l'amore incondizionato. È l'amore per te stesso, per il prossimo e per il mondo intero. È l'amore che può guarire, trasformare e portare la luce nell'oscurità. Ma questo amore deve nascere nel tuo cuore, e devi viverlo ogni giorno». Con queste parole, Gesù rivelò il segreto nascosto, il messaggio che avrebbe cambiato la vita di quel discepolo e di chiunque avesse avuto il cuore aperto ad accoglierlo. Ma questa storia rimase celata per secoli, fino a quando un ricercatore appassionato la riscoprì nella polvere dei tempi antichi, aprendo così la porta a una nuova comprensione della fede e dell'amore. Nell'articolo che segue, esploreremo la profezia di Gesù e il messaggio nascosto che ha svelato, scoprendo come possiamo applicarlo nelle nostre vite e vivere secondo i principi dell'amore incondizionato che egli ha insegnato. Siate pronti a essere ispirati e trasformati da questa straordinaria storia. Per comprendere appieno il significato del messaggio nascosto nelle parole di Gesù, è essenziale immergersi nel contesto storico in cui egli ha vissuto e insegnato. Gesù Cristo è nato oltre 2000 anni fa in una piccola cittadina chiamata Betlemme, situata nella regione conosciuta come Terra Santa, oggi parte di Israele. La sua nascita è stata circondata da eventi miracolosi e profezie antiche, che lo hanno destinato a diventare il fondatore del cristianesimo. Durante la sua vita, Gesù ha vagato per le regioni circostanti, predicando un messaggio di amore, perdono e redenzione. Le sue parole, ora immortalate nei Vangeli del Nuovo Testamento, hanno ispirato milioni di seguaci nel corso dei secoli. I suoi insegnamenti, spesso espressi attraverso parabole e discorsi profondi, sono stati un faro di speranza per coloro che cercavano una guida spirituale. Le parole di Gesù sono state tramandate attraverso le generazioni e hanno plasmato la fede di innumerevoli credenti. Attraverso di esse, ha insegnato l'importanza dell'amore per il prossimo, la compassione per i poveri e gli oppressi, e la ricerca di una connessione più profonda con Dio. Tuttavia, in mezzo a queste parole celebri, esiste una storia sconosciuta, una profezia segreta che ha rischiato di cadere nell'oblio. Questa profezia è stata scoperta in un antico manoscritto, nascosto nei meandri di una chiesa secolare, e narra di un incontro straordinario tra Gesù e uno dei suoi discepoli. Un incontro che non è mai stato menzionato nei Vangeli canoni. Secondo la profezia, Gesù avrebbe rivelato un messaggio nascosto,
una chiave per comprendere appieno la fede e la vita stessa. Questo segreto, però, non era destinato a essere rivelato a tutti. Doveva essere scoperto nel profondo del cuore di chi cercava sinceramente la verità e la saggezza. Nella prossima sezione, esploreremo questo incontro segreto e il messaggio nascosto che ha iniziato a cambiare la vita di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Un messaggio che, nonostante la sua profondità, può essere compreso e applicato da ognuno di noi, se siamo disposti ad aprirci alla sua saggezza e al suo amore. Un giorno, molti secoli dopo l'episodio segreto tra Gesù e il suo discepolo, un ricercatore appassionato di antichi manoscritti religiosi, chiamato Daniel, giunse al piccolo villaggio dove la chiesa di legno custodiva il segreto. Attraverso anni di ricerche e indagini, Daniel aveva sentito parlare di un racconto straordinario, una profezia nascosta nelle parole di Gesù, e aveva determinato a scoprire la verità dietro questa leggenda. I suoi sforzi lo condussero finalmente alla chiesa, dove venne accolto con cautela dai custodi del manoscritto segreto. Con occhi brillanti di determinazione, Daniel si immerse nell'antico testo e, con pazienza e dedizione, iniziò a decifrare le parole antiche che avevano sfidato il tempo. La scoperta che fece cambiò la sua vita per sempre. Le parole di Gesù, riportate nel manoscritto, svelavano un messaggio profondo e straordinario. Esse parlavano di un amore incondizionato, un amore che avrebbe potuto guarire le ferite più profonde dell'anima, trasformare la vita delle persone e portare la luce nella più oscura delle notti. Daniel non solo aveva decifrato la profezia nascosta, ma aveva anche iniziato a viverla. L'amore incondizionato si diffuse nel suo cuore e irradiò nella sua vita. Egli iniziò a praticare la compassione verso gli altri, a perdonare chi lo aveva ferito e a diffondere l'amore e la gentilezza ovunque andasse. La sua trasformazione personale fu un miracolo che molti notarono, e la sua storia ispirò altri a cercare il messaggio nascosto nelle parole di Gesù. Tuttavia, come accade spesso quando si scoprono verità profonde e rivoluzionarie, ci furono critiche e controversie. Alcuni sostenitori tradizionali della fede si chiesero se questa profezia fosse autentica o se fosse una creazione di Daniel. Altri temevano che il messaggio potesse essere fuorviante o addirittura eretico. Le discussioni si accesero nei circoli religiosi, ma Daniel rimase saldo nella sua fede nella verità della profezia. Nell'articolo successivo, esploreremo più a fondo il messaggio stesso e come sia stato applicato nella vita quotidiana di Daniel e di coloro che si sono lasciati influenzare dalla scoperta della profezia nascosta. Scopriremo come l'amore incondizionato ha il potere di cambiare le vite delle persone e portare una nuova luce nel mondo. Mentre la storia della scoperta della profezia nascosta nelle parole di Gesù si diffondeva, sempre più persone erano affascinate dalla possibilità di applicare questo messaggio straordinario nelle loro vite quotidiane. Daniel, il ricercatore appassionato che aveva decifrato il segreto, divenne un punto di riferimento per coloro che desideravano comprendere come mettere in pratica il messaggio dell'amore incondizionato. Daniel organizzò incontri settimanali presso la chiesa del villaggio, dove condivideva le profonde verità della profezia e offriva consigli pratici su come incorporarle nella vita di tutti i giorni. Le persone si riunivano ansiose di imparare a perdonare, a praticare la compassione e a vivere con amore incondizionato. Le testimonianze di trasformazioni personali non si fecero attendere. Persone che avevano trascorso anni in conflitti familiari trovarono la forza di perdonare e ricostruire i legami. Coloro che erano stati consumati dalla rabbia e dall'odio trovarono la pace interiore attraverso l'amore incondizionato. Daniel stesso divenne un esempio vivente di come il messaggio nascosto aveva cambiato radicalmente la sua vita e contribuito a cambiare quelle degli altri. Tuttavia, con la crescente popolarità della profezia, sorse un'ondata di critiche e controversie. Alcuni teologi tradizionalisti accusarono Daniel di eresia e di distorcere l'insegnamento originale di Gesù. Sostennero che non vi era alcuna prova concreta che la profezia fosse autentica, e temevano che potesse trarre i credenti lontano dalla fede tradizionale.
In risposta a queste critiche, Daniel cercò di mantenere un dialogo aperto e rispettoso con coloro che avevano dubbi. Sottolineò che il messaggio dell'amore incondizionato non era in contrasto con gli insegnamenti biblici esistenti, ma piuttosto una chiave per una comprensione più profonda e personale della fede. Invitò chiunque fosse interessato a esplorare il messaggio con mente aperta e cuore sincero. In conclusione, la scoperta della profezia nascosta e il messaggio dell'amore incondizionato hanno avuto un impatto straordinario sulle vite delle persone nel villaggio e oltre. Questa storia ci insegna che la fede e la spiritualità sono dinamiche, sempre in evoluzione, e che nuove prospettive possono arricchire la nostra comprensione del divino. Invitiamo i lettori a riflettere su come possono applicare l'amore incondizionato nella loro vita quotidiana, a cercare la verità in modo aperto e a abbracciare l'opportunità di crescere spiritualmente. La profezia segreta può non essere universalmente accettata, ma ha sicuramente toccato il cuore di coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla, dimostrando il potere trasformativo dell'amore e della fede. Grazie per averci seguito, alla prossima!